Sabato 12 maggio 2012. In tutti i fusi orari, i ragazzi per l'unità organizzano la terza edizione della staffetta sportiva mondiale Run for Unity, lo sport per costruire insieme la pace e l'unità. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato più di 100.000 ragazzi, in oltre 300 città sparsi in tutti i continenti. Ed ora torniamo a correre uniti attraversando i luoghi significativi del pianeta per stendere simbolicamente sul mondo un arcobaleno di fraternità. Riviviamo insieme i vari momenti della staffetta che in 24 ore ha colorato il pianeta con i 7 colori dell'iride, partendo dal rosso dell'Oceania fino al violetto del Nord America. I primi allo start sono stati i ragazzi della Nuova Zelanda. Il testimone è passato poi all'Australia e alla Nuova Caledonia, con la quale è stato effettuato il primo dei 14 collegamenti telefonici per seguire dalla viva voce dei partecipanti il vivacissimo giro del mondo. La redazione, composta da noi ragazzi, raccoglieva le informazioni arrivate dai diversi paesi del mondo, scriveva i servizi e li trasmetteva. Avanti sempre! Il sito internet al quale si potevano inviare foto e notizie ha contribuito a creare una rete mondiale di fraternità. È stata poi la volta dell'Asia, dove in Giappone, nel 60° anniversario dell'esplosione della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, la staffetta è partita da una località prossima al luogo in cui lo scoppio nucleare seminò terrore e morte. A Manila, nelle Filippine, i ragazzi, dopo un breve riscaldamento, scortati dalla polizia, hanno dato inizio alla corsa per le vie della capitale. Anche il sindaco ha aderito alla manifestazione. Una forte presenza interreligiosa, con 850 ragazzi, cristiani, buddisti, musulmani, è stata la caratteristica delle due staffette della Thailandia. A Mumbai, in India, sono stati coinvolti i ragazzi di 12 scuole. Si è corso anche a Goa, Delhi, Bangalore e, a sud, nello stato del Tamil Nadu, dove Run for Unity ha concluso la settimana di festeggiamenti per il 136° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi. Pronti sulla linea di partenza i ragazzi del successivo fuso orario, dal Sudafrica alla Finlandia, a tutto il Medio Oriente. In Turchia i ragazzi, attraversando il Bosforo in battello, hanno voluto unire simbolicamente l'Europa e l'Asia e lanciare un messaggio di fraternità. A Gerusalemme, dove sembrava impossibile ottenere i permessi per attraversare le vie della città, la mattina del 9 ottobre ragazzi cristiani, musulmani ed una famiglia ebrea si sono ritrovati insieme. Sulle magliette dei partecipanti era scritta in inglese, arabo ed ebraico la regola d'oro. In Egitto, tra sospensioni ed imprevisti, si è riusciti ad ottenere l'autorizzazione a correre alle piramidi. Nonostante fosse il primo giorno del Ramadan, erano molti musulmani presenti sia al Cairo che a Sohag, nel sud del paese, circa la metà dei 1.000 partecipanti. Nella terra delle prime Olimpiadi, la Grecia, la staffetta si è corsa a maratona. Scrivono sul forum aperto in internet. Siamo 300 ragazzi, cattolici e ortodossi. Come il primo maratoneta della storia ha dato la vita per annunziare la libertà e la vittoria, così, correndo proprio nello stadio di Maratona, vogliamo dare inizio ad una nuova epoca di pace e fraternità. Come segno di fraternità al di là delle frontiere, in Europa diverse staffette sono state corse sulle linee di confine o sui ponti che collegano due paesi, come quello tra Ungheria e Slovacchia. A Belfast hanno percorso la strada che in passato è stata teatro di scontri ed è ancora oggi luogo di forti tensioni. 30 le staffette dal nord al sud dell'Italia.
A Roma la staffetta si è snodata da Castel Sant'Angelo a Piazza San Pietro, dove Benedetto XVI ha rivolto ai ragazzi di Run for Unity un affettuoso incoraggiamento. Ampia la partecipazione anche alle staffette africane, da quella di Onitsha in Nigeria, con 1000 partecipanti di 20 scuole, a quella in Tanzania, da quella in Kenya a quella del Madagascar, da quella del Sudafrica a quelle del Camerun. Numerose le staffette del Sud America. Solo in Brasile ben 92, con 14.000 ragazzi nella zona di San Paolo e 10.000 a Porto Alegre. In Ecuador, correndo sulla linea dell'equatore, si sono presi per mano unendo simbolicamente il nord ed il sud del mondo. A Panama hanno attraversato il ponte che unisce le due Americhe. In Perù hanno corso intorno al Pentagonito, sede dell'esercito, e insieme ai 500 ragazzi ha marciato anche un gruppo di militari. In Argentina, nel comune di Chacabuco, i ragazzi hanno rottamato i loro giocattoli che incitavano alla guerra. Tante le raccolte di materiale vario da destinare ai ragazzi ora in stato di necessità, che hanno riempito alimentometri di ogni tipo. A Maracaibo, in Venezuela, un enorme righello steso lungo la strada ha misurato quanti metri di libri e quaderni erano pronti per essere ridonati a chi ne aveva bisogno. A Città del Messico, i 3.100 ragazzi di 13 città hanno raccolto 3 tonnellate di alimenti per i senza tetto dell'uragano Stan. Numerose le staffette che hanno attraversato i 4 fusi orari del Nord America. Significativa quella di New York, dove davanti al Palazzo di Vetro è stato consegnato ad una rappresentante dell'ONU il messaggio finale della manifestazione, sottoscritto da tutti i partecipanti alle varie staffette svoltesi nel mondo. Ed ora un nuovo appuntamento ci attende. Il 12 maggio 2012, terza edizione di Run for Unity. Continuiamo insieme la nostra corsa verso un mondo unito.